Menia zovut Enrico Rossi, ja javlaius presidenton regiona Toscana. Desidero fare alle cittadine e ai cittadini russi i miei auguri di benvenuto, perché anche quest'anno sarete in centinaia di migliaia a scegliere la nostra splendida regione. La vostra presenza qui è un atto di fiducia verso un paese come l'Italia e una regione come la Toscana, un atto che ci riempie di orgoglio e di speranza. Ovviamente so che percorrerete gli itinerari più belli, che visiterete Firenze, Pisa, Siena, ma da toscano doc mi permetto anche di darvi qualche consiglio. Tra i posti più belli vi consiglio le zone della Maremma Toscana, della Via Francigena. La Via Francigena è un insieme di strade e sentieri che sin dalle epoche più lontane è stata percorsa dai pellegrini per raggiungere Roma, la città eterna. È un sentiero che proviene dai territori francesi dei quali si riconosce il nome. Oggi identifica ufficialmente il percorso da Canterbury fino a Roma. Il tratto della Via Francigena che attraversa la provincia colline toscane. La Via Francigena poi metteva in comunicazione Pietrasanta con Lucca, quindi San Miniato, quindi ancora San Gimignano, Poggibonsi, la Colle Valdelsa, Monte Rigioni, Bagnovignoni e poi Siena per andare verso Roma, con itinerari percorribili a piedi, trekking, in bicicletta, cicloturismo, a cavallo, ippoturismo. Il rispetto e la tutela dell'ambiente sono evidenti anche dalla presenza di numerose aree riservate come parchi naturali, come riserve naturali. Parlo del Parco Naturale della Maremma, una delle prime zone protette d'Italia. Particolarmente interessante è l'arcipelago toscano, un insieme con l'isola d'Elba, l'isola del Giglio, la Capraia e tante altre bellissime isole nel cuore del Mediterraneo e nel santuario dei cetacei. Se volete contattarmi potete farlo sul mio blog. Volentieri altre informazioni importanti. Da Svidania, Enrico.